autore del libro di cui dopo andremo a parlare, Antonio Selvatici. E l'onorevole Barbara Saltamartini, che è, come sapete, vice capogruppo PDL alla Camera. Non è un tête a tête, aspettiamo l'onorevole Basilio Catanoso che dovrebbe arrivare. Purtroppo invece l'onorevole della Lega Fava non è potuto esserci per un impegno improrogabile questo pomeriggio, quindi purtroppo non sarà della partita. Però andiamo ad affrontare un tema, diciamo, molto importante, quale il Made in Italy e appunto la contraffazione. Poi qui abbiamo dei documenti, siamo qui appunto anche per presentare il libro nero della contraffazione, e quindi andiamo ad analizzare quali sono i problemi reali poi di questo mercato, diciamo, di questo mercato nero. Ovviamente sapete tutti che il Made in Italy è una garanzia di bellezza, ovviamente di qualità assoluta, e grazie al quale appunto riusciamo ad arrivare in un momento delicato economico quale questo di adesso, anche e soprattutto ad un'eccellenza mondiale. Ovviamente è un'eccellenza mondiale, sappiamo tutti, nei campi appunto della manifattura e dell'artigianato. Il problema che ci andremo a porre ovviamente è come riuscire a tutelare questo Made in Italy, ovviamente, fino in fondo. Quindi le domande che faremo poi ai nostri ospiti, e finita questa disamina, questa discussione, ci sarà la possibilità anche di intervenire, ovviamente. Un esempio su tutti può essere, ad esempio, parlando appunto della tutela del Made in Italy, la Fiera dell'Oro che in questo momento si sta svolgendo a Vicenza. Una volta era chiamato Vicenza, io sono veneto per quello vi faccio questo esempio, il Triangolo d'Oro veniva chiamato appunto dell'oro, Treviso, Bassano e Vicenza. Circa 30 anni fa era l'apice dell'oro a livello mondiale. Purtroppo l'Oriente e la contraffazione, purtroppo stiamo vivendo un momento di assoluta crisi anche in quel settore. Andiamo a parlare del dramma della contraffazione. La domanda che vogliamo subito porre al nostro autore è: quale dato la sorpresa nella redazione appunto di questo libro? Ecco, si sente? Sì, grazie per avermi invitato. Io sono consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione, quindi è da 2 anni che organizziamo audizioni, chiamiamo personaggi dell'impresa, delle associazioni, e ci facciamo raccontare quali sono i loro problemi legati alla contraffazione. Ecco, è arrivato l'onorevole Basilio Catanoso, che è stato, se non sbaglio, il primo presidente di Azione Giovani nel 96. Allora, mi chiedevi qual è uno dei dati che mi ha impressionato di più. Beh, insomma, voi provate a pensare, quando in commissione parlamentare d'inchiesta arriva il rappresentante di un'importante associazione di categoria e comincia a raccontarci che cosa succede nel distretto industriale di Prato. Lui ci ha detto: ma guardate, a Prato i cinesi fabbricano circa 1 milione di capi al giorno, fatturerebbero tutto il distretto 2 miliardi di euro all'anno, di cui però un in nero. Cioè, sostanzialmente questo è venuto a raccontarci che i cinesi a Prato in un anno producono non solo magliette e maglioni, ma anche 1 miliardo di euro in nero. Ora io mi chiedo, io capisco benissimo che mandare la Guardia di Finanza a Cortina o in altri posti, no, molto noti, fa molta immagine, fa molto chic, fa molto. Però, insomma, per me, se vogliamo arrivare agli aspetti più sostanziali piuttosto che formali,
io manderei la Guardia di Finanza e altri corpi con più forza in questi luoghi dove sappiamo che si producono gigantesche quantità di quattrini in nero. E quindi la grandissima evasione fiscale e quindi sfruttamento della manodopera. Benissimo. Invece volevo fare una domanda all'onorevole Saltamartini. Quando è stata capogruppo della commissione bicamerale per l'infanzia, si è appunto occupata del tema della contraffazione e minori e gioco, i giocattoli quindi. In che modo ci parli di questo, insomma, di questo mondo? Ovviamente, anch'io ringrazio ovviamente i ragazzi che hanno voluto organizzare questo incontro e per avermi invitato. Il tema della contraffazione, anche per chi avrà la possibilità di leggere il libro che oggi stiamo presentando, è un tema che riguarda innumerevoli aspetti. Tra questi c'è un problema culturale legato alla contraffazione, che è quello che sinceramente a me sta più a cuore e che varrebbe la pena di, diciamo, alimentare nei dibattiti, di discutere, perché probabilmente, forse, se ognuno di noi imparasse o accettasse di evitare di andare a comprare qualsiasi cosa contraffatta, magari con da un lato l'inevitabile beneficio di pagarla di meno, ma dall'altro sapendo che sì, paghi di meno una cosa, ma perché dietro a quel prodotto c'è molto lavoro nero, c'è sfruttamento del lavoro minorile, ed ecco perché noi in Commissione Bicamerale per l'Infanzia abbiamo avviato un primo studio sul fenomeno, e sicuramente c'è la volontà di distruggere, nel vero senso della parola, la bellezza del Made in Italy di cui parlava il nostro amico autore. Allora, rispetto a questo, la Commissione Bicamerale per l'Infanzia ha avviato una prima indagine perché volevamo anche capire i danni della contraffazione relativo al mondo dei giochi, dei giocattoli, soprattutto rivolti ai minori. Io vi faccio un esempio, e magari molti di voi che possono avere, voi non figli perché siete troppo giovani, ma magari fratelli più piccoli o nipoti, ci sono alcuni giocattoli che nel caso in cui venissero a contatto con la pelle di bambini possono produrre anche danni alla salute gravissimi, anche malattie gravissime, anche il cancro. Alcuni di questi giocattoli vengono rivenduti senza nessuna precauzione nei negozi, nei maggiori negozi di giocattoli italiani. Non cito qui i nomi delle giocattolerie famose che probabilmente ci sono in ogni città italiana, ma sicuramente in ogni città italiana c'è un giocattolo contraffatto e che può nuocere alla salute di un bambino. Questi giocattoli vengono venduti perché c'è purtroppo poco controllo sulla famosa etichetta che dovrebbe essere esposta su ogni giocattolo. Noi abbiamo una legislazione italiana severissima, per cui abbiamo una legislazione che punisce chi non espone l'etichetta di provenienza e della qualità del prodotto, che va dal giocattolo ai prodotti di più largo consumo, penso alle borse, alle scarpe, alle cinte, ai prodotti agroalimentari, ma sta di fatto che c'è chi si può permettere di non avere questa etichetta e c'è magari qualche rivenditore che per fare facili profitti accetta di vendere tutto, anche se è pericoloso. Allora, rispetto a questo, perché il dato culturale da cui sono partita è fondamentale? Perché se ognuno di noi effettivamente avesse la consapevolezza che ogni qualvolta si compra un prodotto contraffatto si produce comunque un danno alla società, un danno all'Italia, perché poi questo è l'altro problema, perché tutto ciò che è contraffatto non entra nelle casse italiane, non ci produce una ricchezza, ma va altrove. Pensiamo ai cinesi, prima parlavamo con l'autore, no? Il mercato cinese è un mercato nero parallelo che produce una ricchezza infinita. Questi soldi vengono rimandati in Cina, non vengono reinvestiti in Italia. E io vi dico anche, meno male se ne tornano in Cina, perché quei soldi sono comunque sporchi, e sono sporchi perché sono il frutto di chi ha sfruttato qualcuno per produrre quei prodotti. Però c'è un altro problema, e qui voglio lanciare la prima provocazione. Io ho messo su questo tavolino questa borsa. È vera o è falsa? Non lo so.
me l'hanno regalata, potrebbe essere vera quanto falsa, non sono in grado di distinguerla, non sono una professionista del settore, quindi non lo posso sapere. Mi raccontano che esponenti della commissione per la contraffazione, in un'audizione con la Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza è arrivata con due borse di Hermès identiche, ha fatto vedere alle uniche due donne componenti della commissione per la contraffazione le due borse e gli ha chiesto secondo loro qual era quella vera. Vi posso assicurare che erano due colleghe, tra l'altro molto attente e sicuramente abituate a guardare alcuni oggetti. Beh, entrambi hanno detto che la borsa vera era una, in realtà quella era la borsa contraffatta. Quindi questo per farvi capire il livello ormai di capacità di riproduzione che è pressoché difficilissimo da distinguere. Però perché spesso molti o molte di noi, e qui magari mi rivolgo più alle ragazze, vanno in giro e accettano di comprare magari dal Vucomprà sulla spiaggia la borsa firmata perché comunque fa moda, perché comunque è figo, perché comunque ci si sente più al passo con i tempi, perché forse quella borsa firmata in un negozio costa troppo. Allora, anche qui, noi abbiamo provato a lanciare degli appelli alle case di moda, abbiamo provato a far capire loro che è vero che c'è l'eccellenza di un prodotto da difendere, da tutelare, e quell'eccellenza si paga ed è giusto che abbia un costo magari anche elevato perché è prodotta con un determinato materiale, magari con un cuoio particolare, perché ci sono degli artigiani che vi lavorano dietro e non magari minori sfruttati che devono lavorare 7 giorni su 7 nelle cantine di chissà quale condominio. Però è pur vero che se quei prodotti costassero di meno, forse nessuno di noi si sentirebbe in difetto e magari vorrebbe andare a comprare quella borsa dal Vucomprà. Allora questo è l'appello che andrebbe lanciato anche, diciamo, a chi produce. Poi un'ultima cosa e mi taccio, perché ovviamente ci sono anche altri ospiti, tra cui l'amico Catanoso. Noi dobbiamo decidere se vogliamo, e anche qui entra il dato culturale, se vogliamo difendere il Made in Italy in quanto prodotto di eccellenza o se vogliamo svendere anche la nostra qualità ai cinesi. Perché rispetto a questo serve chiarezza, serve un controllo severo, serve evitare che esistano nelle nostre città, penso a Roma, penso ad alcuni quartieri, soltanto realtà commerciali cinesi. Guardate a Roma, chi è di Roma, a Piazza Vittorio. Noi viviamo in un quartiere dove sembra di essere ospiti, cioè non siamo più neanche padroni di andare a comprare perché loro, diciamo, sono ovunque. Quei negozi non sono in regola, quei negozi vengono acquistati con soldi in contanti, nessuno si pone il problema di capire da dove arrivano quei soldi e soprattutto per cosa vengono utilizzati. Allora, nulla contro chi viene in Italia e chi applica e rispetta la legge italiana, ma forse servirebbe un'attività di monitoraggio maggiore da parte delle forze preposte di polizia, da parte della Guardia di Finanza, da parte di chi è tenuto al controllo del territorio. Qui a Roma, da molti di noi, da tantissime realtà territoriali, è stata condotta una battaglia importante contro queste realtà quasi sempre abusive. Beh, non smettiamo di portarla avanti, perché non significa proteggere il proprio territorio, significa difendere la propria identità, e questa credo che sia la battaglia più importante per vincere la contraffazione. Sì. Un aspetto importante, l'onorevole ha di fatto classificato, no, un tipo di acquisto, che è il cosiddetto acquisto volontario, cioè la persona che va e sa benissimo che sta acquistando, no, quel bene che è contraffatto. L'esempio, no, è quello della borsetta falsa comprata in spiaggia. Ma il nostro problema sono i cosiddetti acquisti volontari, cioè quando noi siamo convinti di acquistare un prodotto made in Italy, perché è marchiato made in Italy e lo paghiamo come made in Italy, invece made in Italy non è. Questo, guardate, che è un salto incredibile, perché provate a pensare, per la commissione ho fatto l'inchiesta dei pomodori, no? Non i pomodori San Marzato, ma la passata di pomodoro. Bene, voi dovete sapere che il 15% della passata di pomodoro doppio concentrato che gira in Italia è prodotto in Cina.
non so. Ma buona parte di questo 15%, attraverso un sistema che vi racconto, poi dopo riesce a essere marchiato Made in Italy. Un'azienda di Salerno, molto grossa, anzi è la più grande trasformatore di passato di pomodori in Europa, importava dalla Cina delle navi intere di triplo concentrato di pomodoro, attenzione, triplo concentrato di pomodoro, arrivava in banchina, sono dei fusti da circa 200 kg l'uno, no? Blu, aggiungeva acqua, aggiungeva sale, li pastorizzava, li marchiava Made in Italy e poi dopo 70% andava in esportazione e il 30% venivano venduti nel mercato italiano. Allora, voi provate a pensare se è sufficiente marchiare Made in Italy aggiungendo a un prodotto che già, essendo triplo concentrato, cioè che già all'origine gli era stato tolto dell'acqua essiccato, se è sufficiente aggiungere acqua e sale per marchiare, no, Made in Italy, un prodotto così importante. Ottobre 2010 c'è un sequestro, i carabinieri sequestrano 2 milioni di barattoli all'interno di questa azienda. Miracolosamente, e qui bisognerebbe fare per me un'indagine parallela, due mesi dopo vengono dissequestrati tutti questi barattoli, poi fortunatamente il 5 aprile di quest'anno si è arrivata a sentenza e l'imprenditore è stato condannato ed è la prima condanna del genere in Italia. Ma voi provate a pensare quale e quanti danni e quante di queste imprese ci sono che noi non conosciamo, che riescono a spacciare come Made in Italy prodotti che Made in Italy non sono e che noi non sappiamo che sono Made in China invece che Made in Italy. Ecco, questa è una distinzione molto importante, distinzione tra acquisto volontario. L'acquisto volontario è questione di cultura, cioè la persona deve dire no, io quella borsetta di Louis Vuitton falsa non l'acquisto. L'acquisto invece involontario, dove il consumatore viene ingannato, invece è molto più grave, perché il consumatore non ha la consapevolezza di venire ingannato. E qui naturalmente deve intervenire le varie polizie. Ecco, scusate la... No, ha fatto benissimo. Allora, citando dal libro, ricordatevi questa postilla. Ha destato l'interesse delle maggiori testate giornalistiche il maxi sequestro effettuato dal Comando Provinciale di Venezia delle Fiamme Gialle il 25 giugno del 2010 e ripetuta con successo in agosto con il sequestro di altri 50.000 oggetti in vetro con la falsa dicitura Made in Murano nell'ambito di un'attività investigativa intitolata Vetro Trasparente. Allora, voi sapete benissimo... che è famosissimo il Made in Murano, i vetri di Burano e di Murano. Allora, qualche giorno fa, questa è una domanda per l'onorevole Catanoso, qualche giorno fa, ricordatevi quello che vi ho appena letto, è arrivato al nostro assessore regionale alla formazione, lavoro e istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, questa lettera da un consigliere di istruzione dell'ambasciata cinese. Dicono, leggo, la delegazione cinese visiterà Venezia il 16 ottobre, martedì, per conoscere le istituzioni, associazioni ed aziende dell'istruzione professionale artistico nella vostra regione e soprattutto per conoscere il sistema di formazione di apprendistato aziendale legato agli istituti professionali. Ascoltate adesso, la delegazione cinese, del governo cinese, spera di visitare un'istituzione di formazione di apprendistato in settore di vetro di Murano il 16 ottobre, martedì mattina. Dopo scrivono anche, siccome la delegazione è abbastanza numerosa, cioè loro invece di chiedere, dicono è abbastanza numerosa e avendo poco tempo a disposizione, saremo grati se poteste mettere l'orario di visita nella mattinata alle 10.30, con luogo di visita sull'isola principale di Venezia, quindi Murano. Cioè praticamente dicono, oltre a dire all'assessore Donazzan, vogliamo vedere con i nostri tecnici come
lo fate il vetro di Murano, quindi per copiare quello che voi fate e riportare in Cina, lo dovete fare anche, dobbiamo venire alle 10:30, cioè a una nostra istituzione dicono come si deve comportare. Ovviamente per chi conosce l'assessore Donazzan sa che insomma i suoi modi sono sempre molto, insomma, li ha mandati letteralmente a quel paese. Quindi la domanda adesso, giustamente, no, ecco, la domanda che viene fatta all'onorevole Catanoso è: quale atteggiamento devono avere le istituzioni di fronte a questi, a queste richieste, a questi tipi di richiesta? Intanto anch'io ringrazio dell'invito a questa bellissima festa, anche se certo sono stato trattato malissimo, perché appena arrivo mi si dice subito sono stato sputtanato, facendo capire che sono vecchissimo, e hai perfettamente ragione, ma è la verità, quindi lo so, e quindi prendo atto di questo, ma pazienza, ci sono passato pure io, quindi siamo stati tutti giovani, ma non lo siamo più, quantomeno io non lo sono più. E devo dirti, quello dei rapporti diplomatici, direi, è certamente il grande problema di questo tema. Io, sentendo quello che ha detto l'autore, già ho capito che devo divorare subito sto libro, che non ho avuto modo di leggere perché vedo stasera, e che certamente leggerò con grande piacere e interesse. Ma voglio ricordare una cosa che mi è accaduta. Prima legislatura, eletto parlamentare, un nostro militante, allora oggi parlamentare, anche lui, mi chiede di fare un'interrogazione contro l'apertura, credo tra Roma e Fiumicino, di un grande centro commerciale cinese, nel quale c'erano i negozi e dietro delle stanzette coi letti, in pratica questi soldi, così come diceva Barbara prima, andavano a finire direttamente lì, cioè l'Italia non aveva assolutamente alcun beneficio se non quello di eventuali rapporti diplomatici a cui ho fatto riferimento prima. Io ho fatto questa interrogazione, ovviamente immaginate piuttosto pesante, sono stato contattato dopo qualche giorno dalla Presidenza della Camera dei Deputati, che mi chiedeva di ritirare l'interrogazione. No, non avrei risposto. Era quello precedente, voglio dire, non so se è peggio di lui, ma comunque voglio dire, non commento. Però era un altro di questi qui, di questi che galleggiano, ecco, un altro galleggiante. E questo tipo prima mi ha fatto, ne abbiamo viste troppe, questa è la verità, prima mi ha fatto contattare dai suoi uffici dicendo che si doveva correggere qualche parola, e io, vabbè, correggiamolo la parola, perché il mio non è un problema di offendere, il mio problema è quello di centrare l'obiettivo, ma questo potremmo toglierlo, l'aggiusti, faccia quello che vuole, però l'interrogazione deve essere così. Poi sono stato contattato, come dicevo, dalla Presidenza, che mi chiedeva di ritirarla perché avremmo creato una serie di problemi, un incidente diplomatico, eccetera. Ecco, questa è la verità. Poi si è scoperto, mi hanno spiegato, che il costruttore, e così l'abbiamo detta tutta, il costruttore dello stesso edificio era, come dire, imparentato con la stessa carica istituzionale che mi aveva telefonato per chiedermi questo. Ma il problema non è quello dell'interesse del piccolo, dell'omuncolo che telefona per, al di là del grosso incarico, che telefona per chiedere di ritirare l'interrogazione. Il problema vero è l'atmosfera da basso impero in cui purtroppo vive l'Europa, in cui purtroppo vive la nostra bella Italia, che non riesce ad avere l'orgoglio, a scrollarsi di dosso una sorta di complesso di inferiorità che ci mette nella condizione di non poter dire no mai, a parte il caso di Elena che dice no a questa richiesta, ma dico di non poter dire mai dal punto di vista dello Stato, della nazione Italia, di opporsi a quello che sta accadendo. Questo è il vero problema. Quindi cosa fare e cosa dire? Ci sarebbero molte cose, ma un'altra cosa piccolissima la voglio raccontare. Tempo fa, ancora non c'era il PDL, dalla parte dalla quale provengo io e nella quale ho militato io, c'erano anche lì al governo una serie di persone, tra queste un viceministro con il quale ho avuto un battibecco, perché io dicevo: ma si può veramente pensare di far entrare dalla Cina qualsiasi cosa? Allora c'era un problema di ortofrutta, io sono in commissione agricoltura, faccio l'agricoltore, quindi era un fatto di cuore doppio, ecco, e mi è stato risposto: ma glielo dici tu alla Ferrari
che il grande, questa è la buttata del secolo, no? Il grande mercato che si apre davanti a noi per l'Italia, noi non possiamo rinunziare a vendere tante Ferrari a 1 milione di cinesi, perché tu pensi invece di bloccare, e questo è il vero problema. Allora cosa fare? Dobbiamo dirci con chiarezza che fare, un paese serio che vuole avere il proprio destino nelle proprie mani, è quello di dire: intanto mettiamo dei dazi, le cose per farle entrare devono essere prodotte, diciamo, arriviamo all'obiettivo, allo stesso prezzo che riusciamo noi a ottenere qui per produrre le nostre cose. Perché noi abbiamo l'ardire di pensare che noi le facciamo meglio con la nostra inventiva, col nostro modo di farle, con l'esperienza degli artigiani, degli industriali, delle persone che ci lavorano, degli operai italiani. Altrove queste stesse cose non le sanno fare, o non le sanno fare così, o comunque sono diverse. Poi lì sì, e entriamo nel secondo problema che ha già affrontato bene Barbara, il problema culturale, cioè l'approccio di chi dice dobbiamo essere messi nella condizione di capire che è meglio acquistare qualcosa di italiano piuttosto che la cosa straniera fatta male. Solo così noi ci possiamo difendere, e quindi torna a noi la doppia responsabilità, quella culturale di educare la nostra gente, noi stessi, a questo approccio, e l'altro, quello adesso del parlamentare, dei parlamentari che senza farsi tirare la giacca dovrebbero dire finalmente alcune cose che purtroppo anche governi di centrodestra che partono da questo nostro ambiente non sono riusciti a dire, anche se timidamente qualcuno ha iniziato a ragionare su queste cose, perché non dobbiamo manco scordarci che nel precedente governo Berlusconi alcune cose sono state fatte, come l'autore saprà benissimo, in questa stessa legislatura alcune cose sono state fatte, parlo per esempio dell'agricoltura, del marchio, poi sì, si riesce a, molto spesso, riusciamo a farci fregare noi stessi perché le pene non sono adeguate, perché chi dovrebbe controllare le camere di commercio, figuratevi, le camere di commercio che controllano l'arrivo di tutte queste cose dall'estero, cioè non siamo nella condizione poi di applicare le stesse, però c'è chiaramente in questi anni un cambio di tendenza, secondo me un'attenzione dell'opinione pubblica e del nostro ambiente, della nostra opinione pubblica, se mi consentite, c'è da questo punto di vista. Dobbiamo cavalcare anche questo momento e far sì che noi si sia interpreti reali della possibilità di cambiare il più grande numero di norme e nel modo più massiccio possibile, affinché si riesca ad ottenere dei risultati che oggi sono ancora veramente difficili. Un altro esempio lo faccio perché poi non so se capiterà. Anche questa volta, prima legislatura che ho avuto modo di vivere alla Camera come rappresentante del mio territorio, della mia zona, da agricoltore, cosa mi viene? Io produco, oltre che olive, olio, eccetera, limoni e agrumi, sono di Catania, quindi la cosa è quasi automatica, e quindi mi sembrava naturale nel difendere la nostra produzione, anche per quello che ovviamente colleghi agricoltori, amici eccetera venivano a dirmi, mi sembrava naturale presentare un'interrogazione contro l'importazione nello stesso periodo del limone verdello, che è una cosa particolarissima che si fa nella mia zona di Acireale, la seconda fioritura del limone, cerco di essere brevissimo, mi sembrava naturale difendere dall'attacco esterno extraeuropeo, quindi non parlo di Spagna, non parlo di Grecia, parlo dell'Argentina che mandava limoni nello stesso periodo che per loro invece è il primo fiore, è il limone normale, ovviamente a prezzi completamente diversi da quelli della produzione nostra. Lo sapete chi è venuto, e qui è il fatto culturale che non deve essere dimenticato, sapete chi è venuto a protestare? I commercianti di agrumi della mia zona, in delegazione sono venuti a dirmi: ma noi che non riusciamo a lavorare con i prezzi alti dei limoni che produciamo noi e lei e voi, come volete che lavoriamo? Noi lavoriamo perché facciamo venire il limone dall'Argentina, li lavoriamo qua e poi li mettiamo nel mercato. Fino a quando noi non risolveremo anche questo problema, capite bene che è il cane che si morde la coda. Grazie. Grazie. Facciamo delle domande molto veloci. Allora, ovviamente qui siamo una festa di un movimento giovanile, quindi la domanda sorge spontanea. C'è un sistema per far penetrare la cultura del Made in Italy e il rifiuto appunto della contraffazione anche nelle scuole, quindi anche nella fascia giovanile? Allora, qui prima c'era il ministro della pubblica istruzione, gli ho detto, ma senta, ma come mai nelle nostre facoltà umanistiche soprattutto non ci sono degli insegnamenti legati anche allo studio della dark economy, insomma, no? dell'economia
dell'economia del sommerso, di quant'altro. E come mai soprattutto non si riesce, anche se ne parlava proprio l'altro giorno in commissione, anche a dire, ma scusate un attimo, la RAI fa quei famosi spot, no? Per la cosiddetta pubblicità progresso, perché non cominciamo anche ad inserire, no? E dire guardate e valorizzare il Made in Italy? Perché guardate che i dati parlano chiaro, il settore agroalimentare, quello di qualità, quindi tutto quello certificato, negli ultimi 3 anni ogni anno ha fatto un più 5%. Quindi noi siamo bravi in questo settore, siamo bravi ad esportarli, le aziende hanno raggiunto una certa maturità, ma perché buttare via questo? Ciò di cui sono convinto è che noi fra 5-6 anni non venderemo delle Fiat Panda in giro per il mondo, noi venderemo il nostro Made in Italy, che il nostro Made in Italy è il frutto della nostra cultura e la nostra cultura non si può imitare. Venderemo pomodori, venderemo prosciutti, venderemo limoni, limoncello e quant'altro, ma noi dobbiamo assolutamente tutelare il nostro Made in Italy e i consumatori italiani hanno la loro responsabilità, perché quando, faccio un esempio, quando uno va a bere, a ordinare una birra, ma perché invece prende una birra della multinazionale non va a vedere che la birra sia fatta in Italia? Noi abbiamo adesso ormai, no, 3.000 birrifici, no? Io non sono un produttore di birra e non ho assolutamente gli interessi, però vedi, abbiamo circa 3.000 produttori di birra e fanno la birra buona, no? Cominciamo a bere la nostra birra, cominciamo a consumare i nostri prodotti. Insomma. Perché è stato nello stand di Avellino dove... E allora ha ricordato. Invece per Barbara, oggi appunto viviamo in una situazione dove i piccoli e medi imprenditori, non quelli che fanno i fighi a Cernobbio, cui parlava ieri la Fornero, ma quelli che innervano appunto il nostro sistema produttivo, sono in forte difficoltà. Sappiamo che appunto la pressione fiscale sul lavoro è arrivato al 42,6 di percentuale. Allora, come riusciamo in questo momento difficile a valorizzare il Made in Italy? Beh, intanto per aiutare i piccoli e piccolissimi imprenditori, perché ahimè i medi cominciano quasi a sparire, noi dobbiamo abbassare la pressione fiscale, dobbiamo ridurre il costo del lavoro e dobbiamo aiutare chi ancora produce di qualità, chi ancora mette in campo un certo tipo anche di artigianato, prima ancora che sparisca dalle nostre produzioni. Noi dobbiamo far sì che queste persone possano avere dei benefici fiscali, possano avere soprattutto la possibilità di permettersi ancora di far lavorare le persone non a nero, ma di poter avere gente a cui vengono pagati regolarmente i contributi, di poterli fare lavorare in condizioni valide, evitando di dover ricorrere poi a quelle determinate iniziative proprie di chi fa contraffazione. Allora, noi per far questo dobbiamo ridare un po' di soldi alle nostre imprese e soprattutto dobbiamo evitare di fare troppa demagogia sull'impresa e invece, come purtroppo spesso accade anche ultimamente alcuni provvedimenti in cui tanto si parla, tanto si dice che ci si occupa dello sviluppo, ma il decreto sviluppo che si sta preparando non mi pare contenga un granché. E quindi l'appello è al governo Monti affinché, insomma, dalle parole si comincia a passare ai fatti, anche perché la scusa che non c'è mai un soldo per fare qualcosa di positivo comincia, diciamo, a essere un po' tirata per la giacchetta, perché i soldi si potrebbero trovare e per esempio nella battaglia contro la contraffazione noi potremmo recuperare un bel po' di euro da mettere a disposizione delle imprese per evitare che debbano rivolgersi all'estero, quindi portando il lavoro fuori, facendo quindi, diciamo, dando i nostri soldi all'estero, a paesi sicuramente più competitivi di noi, perché la manodopera in India sicuramente costa di meno della manodopera in Italia. Perché però? Perché in India si lavora in un certo modo, in Italia no, perché in India forse, non lo so, c'è un fisco più a favore delle imprese, in Italia ancora dobbiamo arrivarci, non lo so. Però sta di fatto che non possiamo chiedere agli imprenditori italiani di produrre in Italia
e quindi non possiamo fare la nostra giusta battaglia contro la delocalizzazione se poi noi alle imprese italiane facciamo pagare tasse, tasse, tasse e non diamo nulla. Ecco, invece all'onorevole Catanoso, a noi ci siamo soffermati molto sulla contraffazione made in Oriente, cioè made in Cina, made in India, insomma abbiamo parlato di questo fenomeno, però io vorrei invece parlare di un annoso problema che abbiamo qui in Italia, qui, cioè la criminalità organizzata, che insomma non è da meno rispetto alla contraffazione dei paesi come la Cina. Quindi la domanda è: quali sono appunto le azioni o le dinamiche attraverso cui si inserisce appunto la criminalità organizzata che si incunea insomma in questo problema della contraffazione? Ma il collegamento è molto semplice, è sempre lo stesso, è quello della volontà di fare soldi nel modo più facile. Quindi alla criminalità comunemente detta viene molto più semplice prendere personale che non è messo in regola, evitare una serie di passaggi burocratici e di lungaggini che l'imprenditore normale invece deve ovviamente e giustamente anche tenere nella dovuta considerazione. Quindi l'approccio, però, io torno a dire, è quello di cercare di evitare, è lo Stato che deve evitare questo. Noi non possiamo pensare che la criminalità organizzata non faccia conto che non esista la contraffazione, così come tiene conto del mercato della droga, così come tiene conto in alcune zone del mercato che esce fuori dai ricatti e dalle estorsioni sui negozi o sulle industrie. È tutta la stessa cosa. La verità è che lo Stato, così come dice di voler perseguire la mafia da alcuni punti di vista, deve allo stesso modo combattere tutto quello che favorisce la criminalità, come la contraffazione, indirettamente, se volete, così, allo stesso modo. Noi, peraltro, noi Italia, dico, siamo il paese al mondo che ci perde di più in questo, perché non è che torniamo alla Cina, non è che la Cina non manda materiale contraffatto in Tunisia, dico per dire, Tunisia potrei dire un altro posto, lo manda pure in Tunisia. Il problema è che, o in Grecia se volete un paese più evoluto, il problema è che per noi la paghiamo il doppio, per 10 volte una cosa del genere, perché il made in Italy è la nostra unica risorsa rispetto a una prospettiva del resto del mondo che corre diversamente. Quindi se lì la difficoltà è soltanto quella del differenziale prezzo del prodotto Cina-Tunisia, da noi è anche tutto quello che vorrà dire in futuro perdere un mercato, perdere la possibilità di avere delle specificità assolute come le nostre, che non sono solo il bello, non sono solo il bello di una borsa, di un vestito, sono anche il buono di quelle cose che si diceva, perché la passata di pomodoro a cui ha fatto riferimento prima lei, ovviamente non è solo pericolosa dal punto di vista alimentare, è anche disgustosa dal punto di vista del sapore. Quindi il problema è anche che noi facciamo il buono e non solo il bello. Ecco perché è arrivato il momento di non perdere più tempo a stringere sul ragionamento dei dazi che dicevo prima, o sul ragionamento comunque dell'entrata libera di qualsiasi persona e di qualsiasi Stato negli interessi nazionali italiani, che noi pensiamo di ricordare solo quando si deve attivare un meccanismo, che so, di radar sofisticatissimo per le protezioni militari, che per carità io non voglio che questo venga messo da parte, ma che non è il primo problema oggi dell'Italia, perché non mi pare che siamo sotto attacco di nessuno. Il nostro vero problema è quello di ridare fiato a una nazione che deve ritrovare il proprio orgoglio, la propria dignità, la propria voglia di essere, non dico l'impero perché sarei un attimo troppo retorico, ma certamente di non essere più il basso impero. Ovviamente una piccola riflessione sul fatto che l'Agenzia delle Entrate, Befera, invece di fare quei blitz spot
nel centro di Milano, negli esercenti italiani a Roma, dovrebbe cercare di controllare i magazzini cinesi, che ne so, a Prato, piuttosto che in altre parti di Italia. Sempre che non ci sia un presidente della Camera che gli telefona per dire. Sì, infatti, assolutamente. Adesso lascerei la chiosa finale al nostro autore. Vi consiglio di nuovo di acquistare il libro nero della contraffazione, e dopo, finito il dibattito, vi aspettiamo tutti a bere una birra made in Italy nello stand dei ragazzi di Avellino, della Giovane Italia. Grazie. L'America appena letto ha una caratteristica, cioè proviene da un organo governativo, cioè attenzione, non è un'associazione di categoria, un'associazione di imprenditore, è il governo cinese che spinge i suoi imprenditori a venire qui a copiare, a rubare Made in Italy, ed è questa la differenza. Il governo cinese dà dei soldi a fondo perduto alle aziende che esportano. È una strategia. Adesso, quando ho terminato di finire il libro, di scrivere il libro, l'ho dato in lettura a un paio di persone e mi hanno detto: guarda, ma tu sei matto, ma scrivi tutte queste cose, guarda, chissà dopo cosa ti fanno, no? Ma io racconto una cosa che sanno pochi. Quando l'anno scorso la Grecia era, come ancora adesso, no, in grossa difficoltà economica, i cinesi sono presentati ad Atene e hanno detto: beh, senti, cosa ne pensi se ti compriamo un po' di debito pubblico? Questi hanno detto: ma sai com'è, non ci farebbe mica schifo. Però attenzione, noi non ti compriamo solo il debito pubblico, noi ti compriamo il debito pubblico solamente se tu ci vendi 2 moli su 3 del Pireo. Hanno comprato i cinesi per 4,5 miliardi di dollari sostanzialmente il Pireo. Questo che cosa significa? Che adesso il Pireo è diventato l'hub della Cina in Europa. Le maxi navi container partono dalla Cina, arrivano ad Atene e naturalmente, siccome il Pireo è dei cinesi, si sdogano loro questa roba. E da lì, poi dopo, la merce diventa intracomunitaria, quindi è difficilissimo controllarla. Questo significa che da noi, in 2 porti vicini alla Grecia, cioè ad Ancona e a Ravenna, stanno arrivando una grandissima quantità di materiali cinesi contraffatti, di cui una piccola parte si ferma in Italia e inonda il nostro mercato, l'altra parte invece prosegue via gomma, no, e va in tutta Europa. Ecco, capite come in realtà dietro a, innanzitutto la cecità comunque questo della politica europea che ha permesso questo, perché sostanzialmente questa è una sorta proprio fatta da Atene, no, di cavallo di Troia commerciale, questo è stato un acquisto strategico. Capite come ci sia una grandissima differenza tra un'economia che ha alle spalle uno Stato totalitario, perché non dimentichiamoci che la Cina è uno Stato totalitario, cioè adesso cambierà il presidente cinese, però non ci sono le elezioni, come lui viene nominato. Quindi uno Stato totalitario il quale si muove e paga le aziende per venire a conquistare l'Occidente. Invece l'Occidente, che culturalmente ha il suo sistema sociale democratico, il quale ha grossissime difficoltà comunque a difendersi e a creare delle barriere. Di questo, per carità, se ne sta occupando moltissimo Bruxelles e stanno cercando comunque delle norme o comunque degli altri provvedimenti cercare di limitare questo gap che c'è tra questi 2 sistemi politici diversi. La chiusa era, adesso la leggo, era che, gli appunti hanno preso l'acqua, era che noi, la chiusa era che noi dobbiamo volerci bene. Non dobbiamo permetterci che altri vengano qui a conquistarci. Cioè, l'Italia, e questo per me deve essere chiarissimo, l'Italia non è né in vendita né in svendita. Bravo. L'Italia siamo noi.
le nostre imprese sono l'espressione della nostra cultura, e questo nessuno può venire a rubarcela, nessuno può venire a rubare in casa nostra, che siano i cinesi o che siano altri. Grazie. Allora, grazie ad Antonio Selvatici, grazie all'onorevole Catanoso, grazie a Barbara Saltamartini. Grazie.